registrano il maggiore rialzo dell'ultima settimana, sostenuti dall'ottimismo portato da una serie di trimestrali che hanno battuto le aspettative degli analisti, dalle americane Apple e Morgan Stanley all'italiana Fiat alla francese Accor. Ne parlo con il trader indipendente Riccardo Marsi in collegamento internet da Londra. Ciao Riccardo. Ciao Luciano, buonasera a tutti. Dunque, gli investitori, almeno per oggi, hanno deciso che è meglio averle queste società in portafoglio, nonostante le preoccupazioni per la crescita dell'economia. Ma guarda, sì, diciamo che il mercato in questo periodo sta vivendo di trimestrali, ecco, abbiamo finito, stiamo vedendo i risultati per il secondo trimestre che al momento sono buoni, ecco. La preoccupazione però rimane il fatto che con i governi che stanno tagliando i deficit l'economia possa entrare in recessione dal terzo trimestre in poi, ecco, per cui basarci sui risultati delle trimestrali del secondo trimestre appena finito è un po' come guidare guardando nello specchietto retrovisore, ecco. Secondo me questo si tradurrà in un'elevata volatilità che penso possa continuare ancora per alcuni mesi, fintanto che non avremo una definizione più globale di quello che potrà succedere sul mercato. Quindi fondamentalmente diciamo un pessimismo di fondo sulle sorti dell'economia e piccoli rimbalzi, piccoli guadagni, giornate di guadagno sui risultati societari. Sì, sicuramente, ecco, l'economia la vedo ancora stagnante nei prossimi anni. Quello che però quello su cui secondo me si dovrebbe concentrarsi sulle singole storie, sulle singole aziende, ecco, perché comunque anche se l'economia andrà male, ci saranno di sicuro, singole aziende che invece riusciranno ad andare contro il trend, ecco. Allora, vediamole alcune di queste società che oggi hanno fatto bene. La prima che andiamo a vedere è la Morgan Stanley, il proprietario della maggiore società di intermediazione al mondo, ha pubblicato un aumento dell'utile netto fino a 1 miliardo e 960 milioni di dollari, 1 dollaro e 0,9 per azione, e veniva da una perdita di 1,10 dollari per azione nel secondo trimestre del 2009. Morgan Stanley, vediamo anche il grafico. Guarda, oggi sono usciti anche altri trimestrali di altre grandi banche americane come la Wells Fargo e la Comerica. Sì. Hanno fatto tutte le stime degli analisti e comunque queste stime, comunque questi utili, diciamo, sono riusciti a farli perché gli accantonamenti per le perdite sui crediti sono diminuiti molto rispetto all'anno scorso, ecco. Secondo me le grandi banche americane sono mai fuori dal guado. Secondo me ci sarebbe da guardare o comunque da stare più attenti sulle banche regionali americane, perché sono molto più esposte al settore immobiliare commerciale, che è quello dove si annidano i più grossi problemi nel settore immobiliare americano. Morgan Stanley dice le entrate da trading sono state maggiori di quelle dei nostri cinque maggiori concorrenti. Morgan Stanley si confronta oltre che con la buona Wells Fargo di oggi, con la Goldman Sachs dell'altro giorno, che invece era inferiore alle stime. Goldman Sachs ha dovuto anche pagare, mi sembra, 500, oltre 500 milioni 550 mi sembra, 6 milioni. al governo americano. Poi insomma tante società di intermediazione sono fallite con la crisi, ecco. Una delle quali era quella per cui lavoravo io. Andiamo a vedere anche la Fiat. Nel secondo trimestre Fiat realizza il primo utile in 9 mesi, se 90 milioni, da una perdita di 169 milioni dell'anno scorso, grazie alla vendita di camion e trattori Iveco e New Holland. Stima utile 2010 a 50 milioni la Fiat. È possibile eventualmente, Riccardo, vendere meno auto e fare più soldi? Ma guarda, i risultati di oggi erano molto positivi, perché comunque diciamo che il mercato delle auto in Europa sta andando molto male quest'anno, dopo che sono stati discontinuati i cosiddetti programmi di incentivo, che erano stati attuati l'anno scorso per tentare di ristimolare la domanda. Ecco. Quest'anno mi pare il mercato dell'auto sia in contrazione del 10-15% rispetto a quello che c'era l'anno scorso, per cui il problema principale rimane comunque il mercato dell'auto. Detto questo, però, Fiat, insomma, è sempre stata salvata dalle attività industriali che aveva in pancia, ecco, come l'Iveco, come la Case New Holland, e che adesso verranno scorporate. Per cui, secondo me, è una storia che va tenuta sott'occhio, perché comunque ci sono dei vari punti che sono molto interessanti. Ecco, per esempio, la divisione tra
le attività industriali alla Fiat Auto, secondo me, può essere un preludio a una possibile fusione con la Chrysler. Ecco, non avrebbe senso fondere la Fiat di adesso con le attività industriali con una Chrysler americana. Ecco, mentre invece se viene scorporato dal settore auto, secondo me questa ipotesi diventa più Avrebbe più plausibile. senso, dice. E per lo scorporo, Fiat ha annunciato che riceverà 4 miliardi di euro da 8 banche, sono la Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Intesa San Paolo, UniCredit, Société Générale e la Royal Bank of Scotland, e anche la Citigroup, che appunto metteranno insieme 4 miliardi da dare alla Fiat. Sì, mi sembra che vengano utilizzati per sostituire i crediti intragruppo, ecco, non credo sia la notizia più importante. Ecco, la notizia più importante è questa dello sport, cioè si creeranno due Fiat, la Iveco Case New Holland e la Fiat Auto. Ecco. Secondo me rimane da puntare più sul settore industriale che non sul settore delle auto. Infatti, se ricordiamo la storia della Fiat, è quella di un continuo ciclo di crisi nel settore auto che vengono poi. Di crisi e di rinascite, ecco, crisi, aumenti di capitale e rinascite, comunque un andamento ciclico che si è ripetuto più volte nell'arco degli ultimi 15 E anni. incentivi, anche quelli fanno una bella storia della Fiat. Ma sì, sicuramente, però sai, il problema è che gli incentivi adesso i governi non se li possono più permettere. Il mercato europeo rimarrà stagnante per qualche anno, perché comunque ormai quasi tutti hanno la macchina nuova. E sui mercati emergenti, che dovrebbero essere il motore di crescita per il settore auto, la competizione con i produttori giapponesi piuttosto che con i produttori coreani, si farà secondo me molto più intensa negli anni successivi. Ecco. Per cui se dovessi mettere i miei soldi, probabilmente rimarrei sulla parte industriale, piuttosto che sul settore delle auto, anche se qui, come sai, il settore delle auto è un settore che ha una grossa leva operativa, per cui una volta che raggiungono un certo livello di produzione, un certo livello di capacità di utilizzo degli impianti, il resto è tutto profitto e questi titoli si muovono molto sulla base di questo. Sei contento di quello che ha fatto BP nelle ultime Sì, settimane? mi pare che l'avessi segnalata qualche settimana fa, quando il titolo era molto più basso, ecco. Secondo me siamo bene o male alla risoluzione di questo problema che c'è nel Golfo del Messico e adesso vedremo un po' quello che succederà nei prossimi mesi. Però considerato che le azioni trattavano a 6 sterline e mezzo o 650 pence ad aprile, e si sono dimezzate per andare a tradare a 330 pence un paio di settimane fa, la prima volta che ne abbiamo parlato, secondo me c'è ancora un'opportunità di crescita. Oggi sono alle porte dei 400 pence, dunque delle 4 sterline a 3,99 e 80. A livello annuale BP lascia ancora il 17,05, oggi ha recuperato un 3,18%. Guarda, per fare un paragone, è come se l'Eni passasse dai 17 euro a 8 euro e mezzo. È lo stesso discorso, solo che BP è più grande dell'Eni, ecco. Secondo me ci saranno anche pressioni politiche da parte del governo di Londra che tenteranno di portare l'amministrazione statunitense ad usare, diciamo, una mano non troppo pesante nei confronti della BP. BP è presente in tutti i fondi pensione inglesi, ed è uno dei più grossi pagatori di dividendi, ecco, per cui buona parte del reddito di questi fondi pensione deriva dal dividendo della BP che è stato sospeso, per cui non mi stupirei di un intervento a livello governativo da parte del governo di Londra. Per quanto riguarda poi gli sviluppi nel Golfo del Messico, sembra che il pozzo che dovrebbe essere trivellato per andare a chiudere quello esistente, dovrebbe essere finito nel giro di questa settimana, ecco, per cui probabilmente andando avanti le notizie dovrebbero essere un po' meno peggiori di Se quello non che ci si abbiamo. mette la mano della natura, perché una tempesta, dicono, ha circa il 60% di chance di trasformarsi in un ciclone tropicale, potrebbe passare proprio dal Golfo del Messico e dalla BP. Grazie a Riccardo Massi, trader indipendente a Londra. Ciao Riccardo. Ciao a tutti.